tanti ritornelli. Salve a tutti, ciao, e benvenuti anche oggi a Ritornelli da Paola Belloni e dalla nostra assistente, che in questo momento si sta rilassando. Non dorme, però è lì però. Osserva. Cioè, ok, oggi partiamo. Sono felicissimo che Luca e Novella Bergamini, che sono dei carissimi amici. E poi Jukebox Daddy, che abbiamo, Edmondo Comandini, che è una grande richiesta, e lui è un bravissimo fisarmonicista e anche molto bravo cantante. Sì. Poi ci sarò io con una canzone un po' particolare, e poi Viola e gli Armoni, e poi Enrico Rosteni, il nostro inviato dal supermercato, e poi Walter Rosi e Lorenzo Polidori con Black and White, ovvero bianco e nero. Sì. Vabbè, partiamo subito, Luciano, dai. Partiamo subito. Luca e Novella Bergamini, lui è figlio d'arte, poi bravissimo, bravo pianista, bravo arrangiatore, ma soprattutto una persona straordinaria. Vero. E Novella, la sua compagna, dolce altrettanto. Metà. Benedetta Primavera è una novità prodotta dalle edizioni Novalis. Non è più la maledetta, allora. L'hanno benedetta l'hanno la Primavera, benedetta. Meglio così. E allora, andiamo così. Vai, Luca Bergamini. Sarà il sole che riaccende la mattina, tra sbadigli di finestre un buon caffè, o magari sogni ancora spettinati da una notte più passata senza te. Sarà il vento che scompiglia i miei pensieri, che li mischia in aria con abilità. E se oggi il mio domani sembra ancora come ieri, prima o poi l'amore vero passerà di qua. Benedetta primavera, quando meno te lo aspetti arrivi tu. Sei quel soffio d'aria buona prima sera che va giù, come adesso che non ci contavo più. Come nessun altro mai. La e la e la e la. La e la e la e la. La e la e la e la. Sarai pioggia d'oro, polvere di stelle, per bagnare ed asciugare. Passare oltre l'inverno ed oltre noi. Benedetta primavera, quando meno te lo aspetti arrivi tu. Sei quel soffio d'aria buona prima sera che va giù, come adesso che non ci contavo più. G
Jukebox dediche, io ho il ditino pronto, vediamo chi ci ha scritto per oggi. Ci scrivono dalla Liguria. Dalla Liguria. Ci ha whatsappato Giorgia da Imperia per Imperia, Silvio. Capperi, bello. Buonasera, vorrei dedicare Bosna di Edmondo Comandini al mio amico Silvio, che ama molto la neve, i lupi e soprattutto le ballerine russe di questo video. Ringrazio voi e tutto il vostro staff per regalarci questo bel programma musicale. Buon anno a voi tutti, grazie da parte di Giorgia. Allora, c'è l'Edmondo è pronto, Edmondo Comandini, la Bosna anche. Sì, e le ballerine russe. Da. Ce l'abbiamo qua, ce l'abbiamo. Sono da. Di là. Sì. Da. Da. Va bene, vai. Vai così, Jukebox Daddy. E adesso arriva da Bolzano a Lampedusa questa canzone che ho scritto, c'è cioè, la Carrà che diceva da Trieste in giù, io invece mi sono allargato. Si è mai ampliato con Bolzano a Lampedusa. Comunque l'Italia è bella tutta, veramente, da Bolzano a Lampedusa, ma anche di più. Sì. Che vi dico. Fai così. New York e trovi tutto ciò che vuoi, a Los Angeles c'è il cinema e anche Hollywood, a Rio de Janeiro ti diverti col suo carnevale, mentre a Buenos Aires con il tango e la rivoluzione,
salva le sue donne, il ballo, il ritmo latino, Londra la regina e Beatles Carnaby Street, a Parigi con la Torre Eiffel e con le parisienne, a Madrid la corrida e noces de flamenco, in Scandinavia c'è il clima freddo, ma donne calde ti portano a letto, Tokyo e Berlino, tecnologia, Manila e Bangkok, un'isola tua. Bella Italia, la più bella, in eterna sono eterne le nostre città, se ti guardi intorno per il mondo vedi cose belle. Far l'amore da Bolzano a Lampedusa, Africa selvaggia col suo popolo il tantan, dalla Russia puoi tornare con l'amore, ma mentre dalla Cina son venuti tutti qui in Italia, ed anche i canguri in Australia l'han capito già. Se puoi comprarti una casetta in Canada, con tanti pesciolini e tanti fiori di lilla, e magari te la godi solo per due mesi all'anno. Gli altri mesi è troppo freddo e i fiori muoiono laggiù. Il Medio Oriente non ha fortuna, tanto petrolio, chi lo usa, la cucina indiana piace davvero, ma meglio Livorno, sono sincero. Bella Italia, la più bella, piena di difetti e di burocrazia, ma tutti quegli amici come me che hanno visto il mondo, dicono è più bello da Bolzano a Lampedusa. Bella Italia, la più bella, piena di difetti e di burocrazia, a tutti quegli amici come me che hanno visto il mondo, dicono è più bello da Bolzano a Lampedusa. Italia la più bella, bella da Bolzano a Lampedusa. Bella Italia la più bella, bella da Bolzano a Lampedusa. Faccio andiamo, partire Luciano? La sigla per andare a conoscere meglio l'artista di oggi. Sigla! Tienilo per te, non dirlo a nessuno, è un segreto che rimane tra noi. Conosciamoli meglio nei salotti di Ritornelli, Crassime e Valerio Nobile. Ma ti posso dire che sei bellissima? Ma ti posso dire che sei un gran bugiardo, Prince? No, sei proprio un Prince. Ti assicuro che è bellissima. Allora dal vivo ancora di più. Mi devi fare un bel ritratto. Sì. Perché qui abbiamo il ritrattista degli artisti che a me, a Luciano Lelin, ci ha fatto manco uno schizzo proprio con l'apis. Ma detto che si è fermato. Dopo la produzione ha detto basta, non ne voglio sapere. Però vi prometto che avrete il vostro ritratto. Allora dobbiamo fare uno scatto meraviglioso. Ma voi litigate spesso durante le conduzioni? Siete sempre d'accordo e concordi quando fate il programma Stai con me? Oppure noi se fossimo sempre d'accordo? Direi di no. Quindi però ci vuole la contrapposizione, come in tutte le coppie artistiche ci sta, magari ecco, io sono la parte magari più creativa, lui è la parte più pratica e viceversa. Quindi lui porta un po' più, è più pragmatico, ti porta con i piedi per terra quando deve tu. Così a proposito di piedi per terra, facciamo vedere il look, quindi la gambetta che non sono da notare, che non si vale tutto per terra i piedi, perché con questi sono e poi di elefante. Che ti veste, Crassim? Questa era una tendina che avevo a casa nel bagno, dico, ma era una tendina che poi il gatto ha graffiato.
infatti si sono creati tutti questi. Però devo dire che Valerio ha tutto un altro look, insomma, lui è un po' più principe, diciamo, nelle cose. Dobbiamo essere diversi anche in questo. Esatto, e piacete molto, perché quanti artisti ospiti avete avuto nel vostro programma? Insomma. Facciamo qualche nome? Dai. Così, allora, Vittorio Sgarbi. Wow. Bruno Vespa. Hai capito. Orietta Berti. Ivana Spagna. Iva Zanicchi. Beh, quindi, poi pure altri, però molti altri, però sono talmente tanti che e la collaborazione con Michele Cucuzza? Con Michele Cucuzza nasce all'epoca dell'università, perché io quando ero all'università a Napoli lui venne a fare una lezione e da lì nacque questa bellissima amicizia. Poi facemmo un corso di giornalismo che lui era docente e fondammo poi la radio nel 2008 a Napoli. Che bello, vedi quante iniziative. Poi da lì è continuata. Un'altra cosa poi importante da dire è che Michele Cucuzza è il terzo autore insieme a me e a lui del format che abbiamo appunto creato di Stai con me, sia per la radio sia per la TV. Ecco, quindi ufficialmente siamo noi importante, i creatori, però lui dietro ci ha dato delle piccole dritte. Per quanto riguarda più l'aspetto giornalistico, perché noi ci occupavamo più dello spettacolo, l'artistico invece sulla cronaca. Sul sociale. Ecco. Viola e gli armoni, credo che oggi canti Viola, questa canzone. Sì. Dal titolo, dal titolo, tu, perché lui è più portato a un altro bellissimo tipo brano di Adele, questo, Set Fire to the Rain. Alla grande, lei canta da Dio, una voce straordinaria, ed è appunto Viola e gli armoni. Adesso ci colleghiamo con un supermercato di Cecina. Uno, ma qualsiasi. Per dirlo esattamente bisogna dire Cecina. L'hai aperta Cecina. Cecina. Dove c'è appunto il nostro inviato, Renato, l'inviato dal supermercato. Ma lui è... Lo sapete. Enrico Rosteni, che tra
uno zecchino d'oro e un altro fa anche il l'inviato. Supermarket giovedì, tu lavori lì. Renato, l'inviato spappolato, raffreddato e rincarcato dal supermercato di Cecina con 4E. Allora, di bello, né? Perché noi qui al supermercato ci abbiamo un latte di tre tipi, parzialmente stremato, perché la mucca dopo un po' nella mungi, poi rena si strema. A lunga conversazione, mentre lo bevi chiacchieri, e poi il latte compensato. Per far latte compensato ci vuole la mucca, la mucca di legno. Un amante al suo amante dopo la prima volta e si incontra. Oh, lo sai, non credevo tu avessi un organo così piccino. E lui di risposta, ma nemmeno io pensavo di andare a suonare una cattedrale. Supermarket giovedì, tu lavori lì. Due grandi, veramente alla grande della fisarmonica, che sono, pensate, Lorenzo Polidori, che tra l'altro è anche un bravissimo batterista. Una volta, tanto Vero. Tempo fa, voleva venire a suonare con me, proprio tanto tempo fa. Eh sì. E poi entrò con Pietro Galassi. E grande carriera di musicista. Grande carriera, sì. Un grande musicista. Sì. L'altro è Walter Losi, insomma. Cosa possiamo dire? È uno dei migliori d'Italia. Il talento. E allora? Bianco e nero. E vai. Salutiamo, andate a ballare, tutti i giorni sono buoni, ma adesso ci prepariamo poi per l'Epifania, e quindi è anche perché ballando si vive meglio. A domani, viva Ritornelli. A domani, ciao.
tornelli, tornelli.